Partiamo dall'Ariete. Un Ferragosto da ricordare. Le stelle sono disposte in modo da favorire ogni settore della vostra vita. La vacanza più divertente e rilassante sarà vissuta al mare. Fate però tacere il vostro eccessivo orgoglio. Toro, la felicità è a due passi. Basta soltanto chiamarle e l'amore vi verrà incontro. Partono favorite le persone sole, i giovani, ma non mancano momenti di travolgente passionalità anche per i rapporti di vecchia data. Gemelli, Ferragosto all'insegna del relax. Non sono indicati frequenti spostamenti, quindi restate tranquilli nel vostro buon ritiro. Se oggi giocherete con amici o familiari, la fortuna sarà dalla vostra parte. Cancro, siete figli del mondo. Questo Ferragosto vi si trova ovunque. Siete i naviganti delle stelle. Fate benissimo a sfruttare pienamente l'influenza positiva degli astri. Cercate quindi di divertirvi il più possibile. Leone, siete arrivati a Ferragosto un po' stanchi, forse anche frastornati per tante cose successe negli ultimi giorni. Probabilmente c'è anche un pensiero che riporta verso le questioni professionali e finanziarie, ma oggi sarebbe il caso di non pensarci. Vergine, non sarà forse una nuova vita per tutti, non subito, ma è fuori discussione che il Ferragosto 2020 indicherà una svolta per molti di voi, un nuovo inizio. Bilancia, notte di Ferragosto all'insegna del romanticismo. Sarete al massimo della potenza, potrete trovare anche un nuovo e grande amore. La festa dell'estate è arrivata al momento giusto, avete veramente bisogno di allontanarvi dalle solite cose quotidiane. Scorpione, non c'è crisi economica per il vostro segno, le notizie più positive devono ancora arrivare, non createvi problemi e spendete allegramente. Questo Ferragosto vi regalerà forti emozioni. Sagittario, un Ferragosto all'insegna del relax. L'importante per voi è recuperare le energie, ritrovare i sentimenti trascurati ultimamente e riscoprire le proprie passioni. Capricorno, questa giornata dovrà essere dedicata al riposo fisico, ma anche a qualche momento di introspezione. Dovrete scoprire perché vi succede di essere spensierati con gli altri e non sempre sereni con voi stessi. Guardatevi dentro. Acquario, basta un po' di disciplina, qualche sport e vivrete un Ferragosto in forma. Questi sono i momenti più belli per il vostro amore, dopo ci potrebbe essere qualche incomprensione da risolvere. Pesci, in questi giorni lo stress accumulato potrebbe arrivare alla punta massima. Evitate anche le attività fisiche e domestiche faticose. Oggi cercate di svagarvi il più possibile e non pensate assolutamente al rientro al lavoro.